Iniziamo con la quarta puntata di Amori e Obiettivi. Anche oggi conosceremo delle coppie diverse, quattro storie nuove ma uguali. Loro cosa hanno in comune? La convivenza da anni e decidono di rafforzare il loro amore pronunciando il fatidico sì in maniera completamente diversa l'una dall'altra. A questo punto andiamoli a conoscere. Si può definire uno stile reportagista, ovvero amo cogliere tutti i momenti più particolari e importanti in un matrimonio in maniera molto naturale e spontanea. E questo mio modo di operare mi permette di far sentire a proprio agio gli sposi e di non trasmettere l'ansia di essere appunto ripresi da una videocamera. Non partiamo già con delle riprese fisse nella nostra testa, ma è arrivato a casa degli sposi o durante il matrimonio, basta un gesto, un'emozione o un sorriso da parte dei nostri sposi per capire che quello deve essere l'inizio del nostro film. Una volta ebbi un matrimonio con Francesco Di Spinzieri e arrivammo a casa degli sposi e la mamma era moltissimo emozionata, era proprio un ghiaccio. E Francesco, come battuta, gli disse: signora, vabbè, dice, però l'importante è che non mi stressa, non mi dice niente, perché io oggi ho sonno, perché ieri sera non ho dormito completamente. La mamma della sposa, essendo, ripeto, molto emozionata, gli disse a Francesco: vabbè Francesco, non ti preoccupare, ti preparo un lenzuolino, ti preparo due coperte, ti metti nel nostro divano e ti addormenti un pochettino, così magari dopo potrai lavorare meglio. Quindi lì noi proprio siamo scoppiati a ridere, ovviamente Francesco non è vero che aveva sonno, e la ricordo questa cosa, la racconto sempre a tutti perché è stata un'esperienza veramente, veramente divertente. Si chiama Alessandro, ha 38 anni e abitiamo insieme. Lei è molto dolce, molto disponibile, è una bravissima ragazza. È un ragazzo dolcissimo, poi è pieno di iniziative, non lo so, ti sorprende. Ci siamo conosciuti in un locale, ero io con dei miei colleghi, lei era con una sua amica. Sono uscito con questi colleghi con i quali non si vedeva da molto tempo, giusto perché quella sera proprio si era infondato che volevo uscire. Si è presentato con la mia amica, che è l'amica in comune che abbiamo, dopodiché siamo stati tutta la sera a parlare. E arrivati a fine serata siamo rimasti che ci saremmo visti per prenderci il cornetto all'Etoile in Corso Umberto. Niente, arriviamo là e lui non è mai arrivato. Dopo due giorni si fa risentire dicendomi che se ne era dovuta andare perché alle 6 doveva montare al lavoro, erano tipo le 5 di notte. Quindi. Un po' tutte e due. Perché comunque io, cioè quella sera ci sono rimasta male, ho provato a contattarlo tutto quanto, però poi lui mi ha ricontattato. Diciamo entrambi, perché ci cercavamo entrambi. Un 50-50. Quasi contemporaneamente il primo passo, senza problemi. Forse la sua dolcezza, i suoi occhi, il suo sguardo. È un ragazzo molto solare. Il fatto anche che con lei mi sentivo libero di poter parlare di qualsiasi cosa. Una, ma importante solo in termini di tempi lunghi, ma per il resto. Nessuna è importante veramente, sì. L'ho fatta io.
prima di Natale, il giorno prima di Natale. Io stavo stirando, c'ero i capelli sporchi, proprio ero in pigiama. Mi chiama e mi fa, vieni che ti devo dire una cosa. Io dico, ma lo devo spegnere il ferro da stiro? Fa, no, ti do il regalo perché te lo voglio dare mentre che siamo da soli. Lei immaginava che fosse il regalo di Natale, invece era il regalo che poi apriva, diciamo, alla richiesta ufficiale di matrimonio. Niente, apro questo pacchetto e mi trovo questi orecchini, però non pensavo fosse un regalo per chiedermi di sposarci. Ridendo così. Mi vuoi sposare? Io dico, ma stai scherzando? Fa, no, non sto scherzando. Però, cioè, semplicissimo, lì in piedi, senza... E niente, io gli ho detto sì. In Australia e Giappone. Però non sappiamo se solo queste due e magari aggiungere qualcos'altro, perché partiremo a novembre e ci sposeremo a giugno, quindi magari aggiungere qualcos'altro durante l'estate. Due posti dove non ci siamo mai andati e penso che sarebbe... bello andarci per la prima volta insieme. In chiesa, però, una cosa diversa dalle altre, quindi un santuario all'aperto è una cosa particolare. E no, in chiesa. No, ma siamo tutti e due credenti, quindi. Io penso di andare a vedere un gran premio di moto, perché mi piace, e quindi invitare i miei amici, penso al Mugello, al Gran Premio d'Italia, per vedere la MotoGP. Io sono malata di shopping, io vorrei farmi i mercatini di Londra. Fine settimana i mercatini di Londra, questo vorrei fare io con tre amiche. La mia cugina, che vabbè, è l'unica cugina con cui... è come se fosse una sorella per me. Ci sarà mia sorella e mio fratello. È una mia amica che... una mia amica storica, insomma. Penso proprio di sì. Credo separati. Sicuramente avrò ansia a mille perché sono abbastanza ansiosa. E cercherò di essere, anzi, di coinvolgere anche gli altri a divertirsi. Sarà un giorno di divertimento per tutti, insomma. 100%. Sì. Perché sì, penso per il sorriso, no? Perché non so, speriamo per il sorriso. Perché siamo ottimisti. Il viaggio di nozze a me piacerebbe. Okay. Non ci siamo messi d'accordo. Però questo è quello che è. Carino. Carino, una cosa bella. Una bella iniziativa. No. Per la possibilità di vincere. A San Giovanni la Punta, in una festa di un paese. In una delle piazze di ritrovo dei ragazzi, una cosa normale. E niente, così. Diciamo, sono stato più io a insultarla, a disturbarla. E la sua bellezza, innanzitutto, per la sua spontaneità e il suo carattere fantastico. La sua semplicità, il fatto di essere, non essere, non avere malizia, la sua semplicità. Importanti nessuno, lei è l'unica. Importanti no, è la prima, sì, ero piccolina, quindi è stata la prima in realtà. Ovviamente lui. Siamo partiti 2 anni fa per Santorini. In una terrazza, così mi sono lanciata senza pensarci, senza niente. Ed è stato lì all'improvviso, non senza, diciamo, che me l'aspettassi.
Un posto di mare, non so, le Hawaii. Non lo so, un posto caldo, comunque girare qualche isola. Chiesa. No, in chiesa, ovviamente in chiesa. E credo le solite cose con le amiche, una serata proprio tra donne. Ancora non lo so, ma penso niente di che, un'uscita con gli amici, ci ubriacheremo e basta. I miei testimoni sono due miei migliori amici e mia sorella. E mia sorella. No, non penso, perché già conviviamo da parecchio tempo, quindi non avrebbe senso. Noi conviviamo, però vediamo se c'è la possibilità, magari ci proviamo. Penso di sì, è un momento unico nella vita, quindi... Credo di sì. No, ovviamente sì. Sì, dai, ormai sì, dopo tanti anni. Sì, no, perché sono sfortunato, vedi? Sì, no, sì, no. Sì. Dai, siamo ottimisti. Non è molto egoistico l'abito. No, io crociera tutta la vita, in vacanza. L'abito che è il mio sogno. Poi la crociera ce la facciamo. Donna solare e tante volte un po' testarda nelle cose, però l'amo per questo. Mi chiamo Alessio, conviviamo da 2 anni, è affascinante. Conviviamo da 3 anni, ma insieme, e stiamo insieme da 5 anni. Tramite un'amica che avevamo in comune. E un giorno mi vidi con questa sua amica e c'era lei. Nel 2013 l'ho conosciuto tramite amici a lungomare di Catania. Poi ci siamo rivisti il mese dopo un mese praticamente al centro di Catania. E lui si è ripresentato per la seconda volta perché non si ricordava assolutamente di me. E la sera stessa che gli avevamo scambiato i numeri, mi ha mandato invece di tipo il solito ciao che fai, mi ha mandato sei bellissima. E da lì sono caduta. Mentre eravamo fuori in giro, l'ho baciata. E ho voluto fare appunto questo primo passo proprio perché già vedevo che c'era del feeling fra me e lei. Il suo sguardo, gli occhi. E il suo essere solare. Il suo prendermi alla sprovvista, questo. Prima di lei, diciamo, ho avuto una relazione in particolare che dura da 3 anni. Ero piccola, ero dai 13 ai 18 anni, quindi proprio una storiellina, diciamo, niente di più. È stata la notte di Natale. Io mi aspettavo, eravamo a casa nostra perché appunto noi conviviamo e abbiamo casa nostra, avevamo fatto la festa a casa nostra del cenone di Natale. Tutti aprivano i regali, ho aspettato il momento giusto che c'è stato un po' di calma. Lei era perplessa e aspettava il momento di poter del suo regalo, no? Lui mi ha presentato tipo uno scatolo di scarpe, pensavo ci fossero le scarpe, invece lo apro e c'era tipo un liquido per lucidare i diamanti.
niente, ma che me ne faccio mica con i diamanti? Io l'ho guardato il tempo che mi sono girata. Io mi sono imboscato dietro di lei, mi sono fatto trovare in ginocchio e le ho chiesto se mi voleva sposare. Mi ha detto: un diamante è per sempre, vuoi essere il mio diamante? Lei mi ha guardato, si è messa a piangere e mi ha detto di sì. C'era tanta confusione in quella stanza, ma credimi, sembrava che c'eravamo solo io e lei. È stata una cosa bella veramente. No, noi ci sposeremo in chiesa. In chiesa perché particolarmente io sono abbastanza credente. Vediamo, noi siamo un po', viviamo alla giornata, quindi in base a come, a dove ci piace al momento, magari una cosa last minute. Una città che mi piacerebbe visitare, così mi viene al momento, New York. Questo bisogna parlare con i miei testimoni, non so cosa hanno in serbo per me. Sicuramente lo organizzeranno le mie testimoni. Saranno tre totali. Uno, questo amico mio di infanzia, e gli altri due sono due amici miei che mi hanno aiutato tanto in alcuni momenti della mia vita. Due delle mie sorelle, e ho scelto loro in particolare perché mi sono state vicine in tanti punti della nostra vita di coppia e anche quando ho avuto la bambina, eccetera. Mentre un'altra sarà appunto questa mia migliore amica, che appunto ci conosciamo da quando eravamo bambine, e me l'ha presentato lui. Io avevo intenzione di allontanarmi una settimana prima. Sì, la notte prima dormiremo separati, ma solo una notte, non di più. Però a quanto pare lei non è d'accordo. Sarò molto emozionato, sì, abbastanza. Sì, credo che piangerò perché comunque sono anche di lacrima facile, quindi proprio è logico. Sì, sono sicuro della scelta e ti dirò che la confermerò altre 10.000 volte. Sì, sicurissimo. Penso di vincere. Cioè, dobbiamo dire la verità. E beh, perché no pensare a una vittoria, dai. Certo. Essere ottimisti. Il matrimonio. Il vestito. Sarebbe il buono. No, vabbè, il vestito per entrambi, il mio e anche il tuo, no? E il viaggio di nozze. È pure un viaggio di nozze. Tra le scelte. Però qualsiasi cosa andrebbe bene. Giuseppe Rasà. È un fulmine a ciel sereno, è veramente, mi ha stravolto la vita. Chiaramente lui. Venivamo da una serata in discoteca e lei l'ho accompagnata a casa come di consueto e diciamo ho provato a baciarla, però diciamo non ci sono riuscito del tutto. Lei ha chiuso lo sportello e se n'è scappata dalla vergogna. La serietà al primo posto e poi è dolcissima, è affidabile al massimo e poi è la persona più buona del mondo. La sua semplicità, il suo sorriso. Solo una. Prima di lui due. Ovviamente lui. No, ancora non l'ha fatto. E ancora realmente ufficiale la devo fare, però diciamo che già siamo in entrambi diciamo molto propensi. In America? Sicuramente New York.
chiesa perché comunque principalmente crediamo al rito in chiesa, sì. Chiesa. Perché tutte e due comunque crediamo al sacramento e ci piace coronare il nostro sogno direttamente in chiesa. Questo ancora realmente non ci ho pensato, però comunque credo una cosa molto, molto tranquilla, niente di che. Non lo so, do la possibilità alle mie amiche di organizzare qualcosa di stravagante. E ancora devo decidere. I miei fratelli e basta. Scelgo loro perché io comunque... diciamo che io la famiglia, come d'altronde, anzi come soprattutto lei, ci tiene molto, e poi anche perché siamo molto uniti con i miei fratelli, e soprattutto diciamo, non, avendo tanti amici, non voglio diciamo lasciare nessuno fuori, quindi scelgo solo i miei fratelli e basta. Noi già conviviamo, quindi penso separati, però dai, almeno torno a casa dei miei, che mi manca. Penso proprio di sì, perché poi specialmente negli ultimi anni, diciamo, malgrado diciamo, la mia giovane età, ma in crescendo comunque, sono diventato abbastanza sensibile. Quindi penso che quel giorno sarà molto faticoso da parte mia affrontarlo. Sicuramente emozionata, però commuovermi no, perché alla fine è una cosa bella, quindi... Oggi sì. Ovviamente sì. Non lo diamo per scontato, però chiaramente ci speriamo, ma ovviamente andremo in concorrenza con altre coppie, quindi perché speriamo vada... Perché partecipiamo per vincere, non tanto per partecipare. Si partecipa per vincere, però chiaramente non è tutto scontato, quindi... Tutto il matrimonio! Geniale, secondo me originale, coinvolge la gente a sposarsi di più, l'invita a sposarsi prima. A sposarsi prima, sì, esattamente. Finiti gli shooting, scatti effettuati, abbiamo conosciuto queste quattro simpaticissime coppie, tutte diverse tra di loro. Abbiamo potuto vedere come Alessandro e Caterina hanno deciso di sposarsi, ma soprattutto dove Alessandro fa la proposta di matrimonio invece che con l'anello, ma con degli orecchini. Molto suggestiva come cosa e soprattutto diversa. Federico e Corinna, una coppia timidissima, molto riservata, e Federico con la sua galanteria fa la proposta di matrimonio in Grecia e non in un banalissimo posto. Alessio e Gloria, una coppia un po' diversa tra di loro, dove l'esempio degli poli opposti che si attraggono, ma comunque molto uniti e innamorati. Giuseppe e Glenda, lui timido, riservato, lei molto sicura di sé, ma con un sorriso coinvolgente. A questo punto che dirvi, ci vediamo alla prossima puntata per conoscere sempre nuove storie e sempre nuove coppie. Ciao!